solito parlando in pubblico sono abbastanza spavaldo e malato, ma oggi sono un po' emozionato e preoccupato, e denuncio così subito questa emozione e preoccupazione, perché mi trovo davanti due tipi di due pubblici che non vanno delusi. Il primo, secondo me, è quello degli ostinati resistenti che si indignano a cercare di costruire la cosiddetta buona scuola. Io personalmente sono qui, il libro parla, qualcuno non l'ha detto prima, saprà, delle contraddizioni del lavoro sociale, della sfera di impegno caratterizzata dalle migliori intenzioni pubbliche, civiche possibili e delle soluzioni non. Io credo che però la vera, io credo che non lo dico perché sono qui, non che sostenuto altrove senza interessarci, credo che la vera frontiera, il vero fronte avanzato della battaglia per la civiltà giuridica, politica, per la partecipazione, per la cittadinanza in Italia sia la scuola, e che la professione dell'insegnante, in particolare della fascia dei medici superiori, sia la professione più delicata e insieme a me la più maltrattata di questo paese. Racconta una storia, si dice che, ed è vero, un libro non appartiene più al suo autore nel momento in cui è stampato, appartiene a ciascun lettore. Noi vorremmo sapere, un figliolino, vorremmo seguirlo, comunque vale invece questo portazzo del nostro figliolino, va a sposarsi con, si spera, decine di migliaia di persone. E noi vorremmo seguire in ognuna di quelle decine di migliaia di casi e sapere che cosa gli succede, ma non ci è dato farlo e quindi non ci resta che fingerci saggi e dire non partire più a noi. E io invece qua ho cinque figliolini che mi rispondono, che mi dicono guarda, non è successo, guarda chi sono. In fin dei conti quello che ci ha orientato nella scelta è stata proprio la capacità nella quale tutti quanti però si sono sperimentati di riuscire a riprodurre in qualche modo lo spirito che ha animato me e Gaetano quando abbiamo deciso di scrivere la storia. Ricordo che chi non l'avesse letta è più o meno, diciamo, la storia di Gaetano nel presente, vivo nonostante l'incidente che si dia di sera. E mentre le ho lette tutte, cioè effettivamente, dicevo prima, un po' l'impressione che si toccava del libro, perché veramente potevano stare tranquillamente all'interno del romanzo, magari qualcuno ha una forma letteraria meno, diciamo, come dire, raffinata, però sul piano del contenuto, in tutti i passaggi, tutte le pagine, abbiamo rivisto assieme il romanzo, come avrete mai. Oggi la gente è più informata su quanto è avvenuto a Genova nel 2001. Carlo viene ucciso in uno scenario di aggressioni violente, illegittime e motivate, e di sospensione dello Stato di diritto, ma senza un processo penale la sua morte non è mai stata chiarita. Il libro è uno strumento prezioso, può arrivare lontano, può contribuire alla costruzione di una coscienza collettiva. Il romanzo grafico usa diversi linguaggi e allo stesso tempo è più immediato e sintetico di un saggio. È più giovane. Penso che sappia parlare alle persone giovani. A voi il giudizio, la mamma di Carlo. Volevo spendere anche due parole su questo fatto della ricerca stilistica. Bellissimo, bellissimo. Però secondo me non è necessariamente un guadagno. Cioè, l'idea che si possa, e parliamo di fumetti e di immagini disegnate, quindi sono testi che hanno probabilmente altri tipi di parametri. Ecco, questo concorso che si chiama La pagina che non c'era, secondo me potrebbe anche premiare una tavola che non è disegnata come, no, non necessariamente che ricerca il mio stile, per dire che tutte e cinque le tavole sono buone anche sotto un punto di vista tecnico. Chiaramente noi disegnatori, spendo veramente due parole al volo, noi disegnatori ce l'abbiamo difficile, perché loro scrivono allegri, capito, un bicchiere di scotch caldo davanti al caminetto, scrivono loro, non scrivono, poi arrivano noi e ci danno la roba e dobbiamo fare.
trasformarsi così, disegnare, tutta la notte. Quindi il nostro è un lavoro arduo, molto arduo, anche perché dobbiamo tradurre le parole in immagini. E quindi penso che tu ti sei resa conto qual è il lavoro, no? che ci aspetta. 15 autori ci sono stati in ballo, se non ho sbagliato ci sono 11 donne e 4 ragazzi, giusto? E di qui, da questa parte della scrivania, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 autori uomini. Quindi 5 autori uomini, vecchi, non giovani, che hanno causato molti stimoli, specialmente in ragazze giovani. E allora io non so se adesso devo fare della psicologia da bar, però ho pensato che davvero forse è vero che le ragazze maturano prima e che sono più stimolate a questo intervento, e dopo però non trovano spazi in una società assolutamente in cui ancora le donne faticano per condizioni oggettive, perché si devono sbattere di più poi, perché devono faticare di più, perché c'è ancora un gap di stipendi brutalmente quando non avete più 16 anni, ma avete 26, o un gap causato da chi detiene il potere rispetto a chi deve mendicare un posto di lavoro. E questo mi ha fatto parecchio pensare. Perché vi dico questo? Non per preciso un intento, come dire, del monitore, ma io e lui abbiamo anche un piccolo lavoretto che abbiamo portato pochissime copie e ne volevamo parlare, anche perché si collega proprio, anche se può sembrare di no, a questo discorso. Per il Comitato Piazza Carlo Giuliani noi abbiamo realizzato un piccolo fumetto su una donna straordinaria che era Teresa Mattei, che è un nome che in un paese squinternato come il nostro purtroppo vi dirà poco, perché è il nome di una partigiana. La partigiana Chicchi durante la Resistenza è stata anche la più giovane deputata eletta nell'Assemblea Costituente, aveva 25 anni quando fu eletta all'Assemblea Costituente ed era più giovane di 21 parlamentari donne rispetto a, mi sembra, 300 altri colleghi uomini. E quindi mi ha fatto un pochettino pensare che tutto sommato era bello davvero che ci fossero tante ragazze stimolate dalle nostre, sto parlando per tutti, dal nostro impegno narrativo. E mi ha fatto pensare che forse tutto questo comincia dall'impegno di alcune donne coraggiose che hanno lottato nella resistenza antifascista, cosa che mi sembra importante ricordarlo in un aprile importante come quello del 2015, in cui abbiamo 70 anni della liberazione. Noi siamo stati molto fieri di fare questo piccolissimo opuscolo che è lì in vendita, e il cui incasso preciso è totalmente destinato al Comitato Piazza Carlo Giuliani. Ma forse ovviamente, come diceva Maria Laura, è quello di calarsi nello spirito del divulgatore, quindi comprendere effettivamente un concetto e il fatto di dover tradurre in immagini un concetto scientifico in qualche modo obbliga chi lo fa a capirlo davvero. E questo tipo di esercizio, insomma, questa operazione è effettivamente, ce ne siamo accorti, piuttosto complicata, però insomma i partecipanti di quest'anno si sono spesi particolarmente, abbiamo aumentato l'anno scorso parecchio le partecipazioni, abbiamo più di 110 ragazzi iscritti che hanno partecipato e ci hanno inviato le loro immagini. È stato un po' complicato insomma scegliere tra le varie immagini che sono arrivate. E però insomma abbiamo 4 finalisti per ogni autore. Al contrario di quello che ho promesso, la scelgo in relazione a me stesso e scelgo nel seguente modo. Prima di tutto, allora, è bello, a noi narratori piace dire che il lavoro è tutto di officina, di artigianato e di sudore, e che conta poco il talento e il pensiero. È vero, è bellissimo, e quindi dovrei dire che il testo che sceglierò sul piano dell'artigianato ha da fare ancora molto. Però c'è il problema del contenuto, della comprensione del contenuto, del sapere dove si vuole andare, del sapere che cosa si vuole dire e qual è il messaggio. Io credo che in questo Alessia basta a tutti.
Ciocoli, classe terza I, elaborato 113. Alla fine abbiamo premiato a 111, non è possibile. Intanto chiaramente ti chiederei, tu hai detto. Grazie.